realizza Amira, la regina della pace. Međugorje. Siamo nella Repubblica della Bosnia Erzegovina, una delle sei repubbliche che formavano la Confederazione Jugoslava. A circa 25 chilometri dalla città di Mostar, centro della diocesi, nel comune di Čitluk. Međugorje significa tra i monti. In effetti, la parrocchia di Međugorje è composta di cinque villaggi adagiati tra due colline. Il Križevac, sovrastato da una grande croce di cemento, e lo Zernica, sulle cui falde si trova la località detta Podbrodo, che vuol dire ai piedi del colle. In tutto poco più di 3.000 abitanti. A Međugorje vivono i discendenti di quei croati che vi emigrarono ai tempi delle grandi trasmigrazioni dei popoli nel VII secolo d.C. Accolsero quasi subito la religione cristiana. Ne fanno conferma antichissime chiese e monasteri lungo la costa della Dalmazia e all'interno della Croazia. Nel XIV secolo arrivarono nella Bosnia-Erzegovina i frati francescani, che in seguito ricevettero dalla Santa Sede queste regioni, come loro affidate ufficialmente. Ci furono in seguito quattro secoli di dura dominazione turca, e precisamente dal 1482 al 1878. I francescani, che poterono nascondersi tra le famiglie, non solo riuscirono a salvarsi, ma tennero ancora viva la fede cristiana tra quelle popolazioni, affrontando sacrifici e rischi di ogni genere. Sul Podbrodo, una bella, giovane signora. Međugorje era una parrocchia tranquilla e poco conosciuta fino al 24 giugno del 1981, quando alcuni ragazzi del villaggio di Bjakovići asserirono di avere avuto una visione celeste. Una bella, giovane signora, ad una certa distanza verso la collina, il Podbrodo, dove ora si vede una croce azzurra. Sono le ragazze Ivanka e Mirjana a vederla per prime. Con il braccio destro la signora stringe a sé un bambino. Col sinistro ogni tanto fa loro segno di avvicinarsi, ma esse non osano. Stanno percorrendo la stradetta polverosa al di là delle loro case. Non sanno nulla o quasi nulla di Lourdes e di Fatima e sicuramente non si aspettano tale incontro. Eppure subito pensano trattarsi della Gospa, cioè della Madonna. La vedranno immediatamente dopo anche Vizka, Ivan ed altri due. Inutile dire che rimangono tutti sconvolti. Quella sera e quella notte nel villaggio non si parlerà d'altro. Tanto scetticismo e molte preoccupazioni per i genitori. Che diavoleria sarà mai questa? Si vanno ripetendo. Il giorno dopo saranno presenti anche Maria ed il piccolo Jakov di 10 anni. La Gospa quel giorno li invita più in su. Essi quasi volano su quelle pietre, su quei cespugli spinosi, e la gente del villaggio non riesce a star loro dietro. Finalmente lassù si fermano. Ora la vedono bene. È davanti a loro. Amabile, semplice, giovanissima. È difficile descriverla. Sapranno solo dire che ha una veste luminosa di un grigio argentato, un velo bianco che copre gran parte dei suoi capelli neri e ondulati,
gli occhi azzurri, bellissima. Attorno al capo ci sono 12 stelle, che nulla sostiene e nulla lega tra loro. I piedi non toccano terra, ma appoggiano su una soffice nuvoletta, a mezzo metro da terra. La vedranno sempre così, tranne che nelle grandi feste, quando verrà con un abito tutto dorato, e a Natale, quando apparirà sempre con il bambino in braccio. Ogni giorno alle 17:40 con la Gospa. I sei ragazzi quel giorno, il 25 giugno 1981, sono Vizka, Mirjana, Ivan, Ivanka, Maria e Jakob. Gustano una grande felicità, ma sono imbarazzati. Che fare? Che dire? Improvvisano una preghiera semplice, molto diffusa nelle loro famiglie, i sette Pater Ave e Gloria. La giovane signora prega con loro, ma alla preghiera dell'Ave non apre bocca. Poi le prime parole. Sarà Ivanka, la cui mamma era morta appena un mese prima, a rompere il ghiaccio. La mia mamma come sta? È felice, sta con me. È la risposta. Da quel giorno continueranno gli incontri, i colloqui, i messaggi per la parrocchia e per l'umanità. Già il terzo giorno, venerdì 26 giugno 1981, un messaggio, che possiamo chiamare ora alla luce dei recenti avvenimenti della guerra, il messaggio chiave di Medjugorje. Pace, pace, pace. Riconciliatevi. Fate la pace con Dio e tra voi. Per questo bisogna credere. Pregare, digiunare e confessarsi. Sorella di Maria Milka le dice: Vizka, vieni, vieni così presto. Sono venuta a questo momento vicino. Le dice: Vizka, e qui c'è la Madonna. Ma come la Madonna, sono subito andata dietro, perché non pensare, non posso credere che la Madonna viene. E dopo sono ritornata e visto Ivan, nostro veggente, dico: Ivan, e tu posso viene con me? E loro parlano che vedono la Madonna, ma noi non andiamo per vedere, noi andiamo solo a stare con loro insieme. E questo momento siamo venuti vicino, io sono girata e stesso momento ho visto dove Ivan scappa, e lui ha visto la Madonna e è scappato. Io sono fermata e Mirjana e Ivanka parlano e dicono: Vizka, guarda come la Madonna è bella, c'è uno vestito grigio, veo bianco, capelli neri, occhi azzurri e una nuvola grigia sotto piedi. Ma io dico: ma loro vedono qualcosa, ma no. Siamo andati tante volte da una passeggiata, non ho mai visto niente. È così, ma io sono fermata e mia testa è stata giù. E un momento, non con mia volontà, sicuro con volontà di Dio, e mia testa si è alzata e è andata subito da questo posto dove la Madonna è venuta. E così è cominciato il primo giorno. E dopo sono stata sicura. Quando sono terzo giorno, siamo andati in Monte Apparizione, io ho preso questa acqua benedetta, la mia nonna dice: tu prendi uno bicchiere di acqua benedetta e quando la Madonna viene tu fai benedizione, quando c'è la Madonna sicuro lei è ferma, quando è una cosa di Satana, uno disturbo, sicuro che va. E quando la Madonna è venuta, io ho preso questa acqua e fatto come uno croce, ha buttato l'acqua, e la Madonna ha fatto uno sorriso e tutta l'acqua è subito scomparsa. Così sono stata sicura che la Madonna è qui. Incontreranno la Gospa per un po' di tempo sulla collina del Podbrodo. Poi, dopo il duro intervento della polizia e dei comunisti, con un lungo periodo di persecuzioni, i ragazzi la vedranno in qualche posto segreto o nelle loro case, fino al gennaio del 1982.
quando cominciarono a ritrovarsi nella stanzetta a destra del presbiterio, nella chiesa parrocchiale. Da quel momento le apparizioni cominciarono ad integrarsi con la liturgia quotidiana della parrocchia. Poi comincerà anche la persecuzione del vescovo diocesano, minacciato a sua volta dalle autorità comuniste. Così, 3 anni dopo, nell'aprile 1985, i ragazzi, cacciati anche dalla sacristia, si riuniranno per le apparizioni in una stanzetta della canonica. E poi, dal mese di settembre 1987, andranno sulla tribuna della chiesa, lontani, si disse, dagli occhi curiosi dei pellegrini. Successivamente, in un luogo ancora più appartato, una stanzetta 2 metri per 2, nella torre campanaria di sinistra. La Gospa conosce così ancora una volta, come a Betlemme tanti anni fa, il rifiuto dove deporre la parola di Dio, i messaggi per tutta l'umanità. Ma il luogo non avrà molta importanza per la giovane signora. Lei a Medjugorje non si è legata ad un luogo, ma a questi ragazzi. Ovunque essi si trovino, ella si fa incontro a loro. L'ora preferita è verso sera, alle ore 17:40. Con l'ora legale saranno le 18:40. Ma a volte arriva anche in altri orari. E così ogni giorno, da 11 anni. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Dacci oggi il nostro pane. Maria, maestra di preghiera. Noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. A Medjugorje cominciarono ad arrivare i pellegrini in numero sempre maggiore, da ogni angolo della terra. Medjugorje cominciò a diventare la casa di Maria, dove ella educa una parrocchia e successivamente tutti i suoi figli che li accorrono con cuore umile e aperto. Li educa alla fede e alla pace. Li invita a cambiare vita attraverso la preghiera, il digiuno, la vita sacramentale, la lettura della Bibbia. Medjugorje è così diventata una grande scuola di preghiera per tutto il mondo. In molti paesi di ogni continente sono sorti gruppi di preghiera che si ispirano a Medjugorje, agli insegnamenti della Madre del Signore Gesù. Parole semplici le sue, ma profonde, che sembrano ripetersi ed invece hanno sfumature ed accenti sempre nuovi, che arricchiscono e completano, che aiutano a crescere. Quasi tutti i messaggi contengono un esplicito invito alla preghiera, anche se le motivazioni cambiano, e ogni volta con parole diverse, con sfumature nuove. Riascoltiamo alcuni di questi inviti. Pregate per scoprire e conoscere Dio. Perciò decidetevi per la preghiera. Pregate per gustare la gioia dell'incontro con Dio. E se non pregate, non sarete capaci di scoprire il mio amore e i progetti che Dio ha su ognuno di voi. Pregate per comprendere ciò che dovete fare secondo il piano di Dio. Nella preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni situazione difficile. Con la preghiera vivrete la pace nei vostri cuori. Così la pace dai vostri cuori potrà correre come un fiume in tutto il mondo. Spesso lei chiede di aumentare il tempo da dedicare alla preghiera, togliendolo dalle chiacchiere o dalla televisione. Desidero che ognuno di voi consacri più tempo a Dio. Pregate e cercate più tempo per Gesù, così sarete capaci di capire ed accettare tutto, le malattie e le croci, anche le più pesanti. Lei poi ci ringrazia sempre, ma invita anche noi a ringraziare. Pregate per ringraziare Dio e rallegratevi per tutto ciò che Egli fa mediante ciascuno di voi. E infatti, in un altro messaggio, dirà: voi siete importanti. E ancora: ho bisogno delle vostre preghiere. Ma tu vedi prima il positivo. E per questo ci di grazie. La Madonna lo fa perché è umile, serve, perché è una che è aperta, perché è una che ama.
ma non sempre la nostra vita è conforme alla volontà di Dio. Ed allora, un anno dopo dirà: pregate per avere la forza di cambiare la vostra vita. Pregate per scoprire la strada del cielo. Ma sulla strada della nostra conversione, che in definitiva porta al cielo, incontriamo un nemico, Satana, dal quale la Vergine ci mette tante volte in guardia. Pregate ancora di più, così Satana si allontanerà da questo luogo. Ed in altri messaggi dice che il rosario è l'arma più sicura per sconfiggere Satana. Vi invito tutti alla preghiera e alla rinuncia, perché Satana vuole trascinare più gente possibile al peccato e alla morte. E il mese prima aveva invitato a pregare e a digiunare più intensamente, perché diceva: Satana è forte e vuole disturbare i miei progetti di pace e di gioia. Ma la Madonna Medjugorje non si limita a raccomandare di pregare molto, di pregare sempre, proprio come Gesù nel Vangelo, ma indica anche il modo di pregare che lei predilige. Sentiamo quello che ci dice. Io sono con voi e desidero insegnarvi a pregare con il cuore. Nella preghiera del cuore incontrerete Dio. E quasi un anno dopo aggiungeva: cari figli, vi invito alla preghiera con il cuore affinché la vostra preghiera sia un dialogo con Dio. Qualche anno prima la giovane signora aveva anche spiegato quanto sia potente la preghiera fatta col cuore. Se pregate col cuore, si scioglierà il ghiaccio nei vostri fratelli, scomparirà ogni barriera e la conversione sarà facile. Abbiamo gustato qualche assaggio, qualche frase tolta da alcuni messaggi, ma ci sono interi messaggi che parlano solo della preghiera. Risentiamo quello del 3 luglio 1986. Cari figli, oggi vi invito tutti alla preghiera. Senza preghiera, cari figli, non potete sentire né Dio, né me, né la grazia che vi do. Perciò vi invito a far sì che l'inizio e il termine della vostra giornata sia sempre la preghiera. Cari figli, desidero guidarvi di giorno in giorno il più possibile alla preghiera, ma non potete crescere perché non lo desiderate. Vi invito, cari figli, affinché per voi la preghiera sia al primo posto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E la preghiera, per la verità, è in genere il messaggio che più di ogni altro penetra nel cuore dei pellegrini che fanno esperienza di Medjugorje. A Medjugorje si capisce l'importanza, la bellezza e la gioia della preghiera. Tante volte, poi, la Madonna fa riferimento specifico a questo luogo, cioè la parrocchia di Medjugorje e ai suoi parrocchiani. Così, già nel primo messaggio ufficiale alla parrocchia, il 1 marzo 1984. Io ho scelto in modo speciale questa parrocchia ed è mio desiderio guidarla. La proteggo con amore e desidero che tutti siano miei. Avete dimenticato il digiuno. Un altro messaggio chiave di Medjugorje è quello relativo al digiuno. Naturalmente si è unito alla preghiera. Il 21 luglio 1982 la giovane signora dà un messaggio sorprendente. Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete ottenere tutto. Potete sospendere le leggi naturali. Potete fermare anche le guerre. In questo modo, la giovane signora parlava a distanza di anni di quello che si stava preparando. Ascoltando lei, si potevano evitare guerre, distruzioni, morte. Come non risentire anche qui l'eco di una risposta singolare di Gesù? Questo genere di demoni non può essere cacciato che con la preghiera e il digiuno. Matteo 17:21. Perché Madonna una volta ha detto: voi con la vostra preghiera e con il digiuno potete fare tutto, potete fermare anche le guerre. Ecco, io vi oggi invito tutti a pregare per la nostra terra, pregare per tutti gli uomini che soffrono e che Dio ci dà forza, che possono portare tutto. Oggi il digiuno è quasi completamente dimenticato anche dalla Chiesa. Ma se rileggiamo gli Atti degli Apostoli,
vediamo quale importanza aveva nella Chiesa Apostolica. Ma quale digiuno chiede la Madonna a Medjugorje? Nel dicembre 1983 dirà: il vero digiuno consiste nel rinunciare a tutti i peccati, ma bisogna anche rinunciare a se stessi, facendovi partecipare il corpo. Per cui lei chiederà il digiuno a pane ed acqua al venerdì, poi inviterà a farlo anche il mercoledì. I malati potranno però scegliere altri sacrifici. I ragazzi messaggeri che la giovane signora ha scelto. Chi sono questi ragazzi che Dio ha scelto per questa straordinaria avventura e che tutti chiamano i veggenti? Sono tutti originari della parrocchia di Medjugorje e del villaggio di Biakovici, anche se Mirjana viveva a Sarajevo e Ivanka studiava a Mostar. Quando iniziarono le apparizioni, Witzka, la maggiore del gruppo, non aveva ancora 17 anni. È di una famiglia numerosa, 8 tra fratelli e sorelle. Witzka è la più disponibile di tutti per incontrare i pellegrini. Quella scaletta che porta dalla cucina alle camere del piano superiore della sua modesta casetta si è trasformata in tutti questi anni in uno dei pulpiti più famosi del mondo. Il 12 novembre 1981, Witzka ha vissuto insieme a Jakov l'esperienza più straordinaria della sua vita. Essa infatti non si stanca mai di ripetere che la Madonna li ha fisicamente portati a visitare il paradiso, il purgatorio e l'inferno. A tutti e sei la Madonna ha raccontato un po' della sua vita, ma Witzka ha continuato a raccontarla per oltre 2 anni, precisamente dal 7 gennaio 1983 al 10 aprile dell'85. E Witzka ha riempito 3 quaderni ed ora attende che la Madonna l'autorizzi a consegnarli ad un padre francescano per la pubblicazione. Witzka ha subito molte prove, molte sofferenze. In particolare una malattia che potremmo chiamare di tipo mistico, che la mandava spesso in coma per diverse ore. Nel settembre 1988, dopo oltre 4 anni di questa sofferenza, la Madonna la guarì proprio nel giorno predetto. Witzka visse quella sofferenza in linea perfetta con i messaggi. Sentiamone alcuni. Cari figli, pregate per poter accettare la malattia e le sofferenze con amore, come le accettate Gesù. Soltanto così potrò darvi le grazie e le guarigioni che Gesù mi permette. Cari figli, desidero che le vostre sofferenze diventino gioia. Con gioia, infatti, Witzka ha vissuto ogni sofferenza ed ha affrontato ogni malattia, ricovero ed ogni intervento chirurgico, anche recentemente. Quel sorriso aperto e sincero, più eloquente delle sue parole, non è mai venuto meno. Anzi, Witzka sembra essere del gruppo dei veggenti quella che ha fatto un cammino spirituale più profondo e più continuativo. E la preghiera del rosario, naturalmente, la Madonna l'ha raccomandata fin dall'inizio. La Madonna prima raccomanda preghiera con cuore e dopo cominciamo con preghiera con cuore e dopo arriva a pregare il rosario. Ti ringraziamo, Witzka. Grazie a Dio. Ecco, bene. Mirjana, come del resto Ivan e Maria, nel 1981 aveva 16 anni. Ha sempre vissuto a Sarajevo, la capitale della Repubblica di Bosnia, dove si è laureata in agraria. Il giorno di Natale 1982 ha avuto l'ultima apparizione quotidiana ed ha ricevuto dalla Madonna un foglio di uno strano materiale, simile a pergamena, su cui solo lei per ora riesce a leggere i 10 segreti a lei affidati. Dei segreti si sa soltanto che i primi 3 sarebbero ammonizioni per l'umanità e che la 3ª ammonizione corrisponderebbe al segno che la Madonna ha promesso ai veggenti di lasciare sulla collina delle apparizioni, facendolo vedere loro in visione. Dice la veggente che la Madonna raccomanda a tutti di convertirsi ora, subito.
di non aspettare quel segno, perché potrebbe essere troppo tardi. Mirjana dice anche che lei ha scelto un frate di Međugorje, il padre Petar. È lui che comunicherà a suo tempo quando i segreti staranno per realizzarsi. E lui, padre Petar, li svelerà a tutti 3 giorni prima. La Madonna ha promesso a Mirjana di apparirle ogni anno per il suo compleanno, il 18 marzo. E così avviene. Inoltre la vede o la sente in diverse altre occasioni. Da qualche tempo si incontra con la Madonna il giorno 2 di ogni mese e prega a lungo con lei, di solito per i non credenti. Il 14 aprile 1982 Mirjana ebbe la visione di Satana che la lusingava di promesse se avesse lasciato Dio e la Madonna. Lei quasi svenne dalla paura, ma rispose con un no deciso. Il 16 settembre 1989 Mirjana si è sposata con Marco Soldo e si è trasferita a Međugorje, vicino alla casa di Ivan. Il 9 dicembre 1990 è diventata mamma di una bambina che ha chiamato naturalmente Maria. Durante le apparizioni, in occasione del compleanno 18 marzo, spesso la Madonna le parla dei segreti ed allora il volto di Mirjana si riga di lacrime. Lascia così intuire che si tratta di castighi molto duri per l'umanità, ma aggiunge che chi si abbandona a Dio come a un padre e alla Madonna come una mamma non deve avere paura di niente, neppure della morte. Maria è stata scelta per ricevere e trasmettere i messaggi speciali che la Madonna ha cominciato a dare alla parrocchia di Međugorje prima ogni giovedì, poi ogni 25 del mese. Ben presto, aumentando i pellegrini che cominciavano ad arrivare da ogni parte del mondo, si capì che la giovane signora non dava più quei messaggi solo per la parrocchia, ma per tutti coloro che li cercavano e si sforzavano di viverli. Tuttavia Maria ha continuato ad incontrarsi con la Santa Vergine non solo quando riceve questi messaggi, bensì tutti i giorni come gli altri veggenti. Il 16 dicembre 1988, Maria si sottopose ad un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti per donare un rene al fratello Andrea. Per buona parte dell'operazione, ella vide accanto a sé la giovane signora che assisteva con trepidazione. Tutto andò per il meglio e Andrea fu salvato. Maria venne contattata anche dal presidente degli Stati Uniti, poco prima di un importante incontro con Gorbaciov. Tra i paesi da lei visitati c'è anche la Russia. In Ucraina ed anche a Mosca, la Madonna le è apparsa ed ha parlato con lei. Una volta, durante un ritiro spirituale, Maria chiese alla giovane signora se dopo tanti messaggi per la parrocchia e per il mondo non ne avesse uno personale per lei. E la risposta fu: io ti do il mio amore perché tu lo dia agli altri. Che cosa ricordi del primo giorno e che cosa è cambiato in te dopo tutto questo tempo, dopo tutti questi incontri che hai avuto con la Madonna praticamente ogni giorno? Primo giorno ricordo benissimo, sembra che è stato ieri, perché è troppo forte e si è, io penso, come un timbro dentro il mio cuore. È sicuro un giorno che è stato molto difficile, perché al primo momento mi sono spaventata, ma dall'altra parte anche molto bello, perché vedere solo la Madonna è una bellezza che ci tocca non solo nel cuore, ma tocca proprio anche nella mente, e io penso che resta proprio molto forte come ricordo, ma anche come un segno di amore di Dio. Cosa si è cambiato dentro di me? Io penso che si è cambiato tanto. Prima sono cresciuta, come la Madonna ha detto che ci guida nella scuola della preghiera. Io penso che anche io ho preso questa via, questa scuola, che ancora continua, e io penso come la conversione stessa continua tutta la nostra vita, e questo per vedere esami
dobbiamo andare a paradiso, a quel momento vediamo la nostra tessera che sarà compiuta. Al rinnovo delle mie dei miei messaggi. Mira. Pace. Ivan è oggi un giovane disinvolto, ma all'inizio delle apparizioni e per un po' di anni si può dire che è stato il più timido e il più introverso del gruppo dei veggenti. A lui, la giovane signora, ha affidato tra l'altro il compito di costituire un gruppo che si raduna 3 sere la settimana sulle colline per cantare e pregare. E questo fanno questi giovani con qualunque tempo, anche se tira la bora o se piove a dirotto. Spesso al termine della loro preghiera, la regina della pace appare ad Ivan e dà anche un messaggio per il gruppo. Molte volte i pellegrini hanno potuto partecipare. Anche durante il servizio militare o durante i suoi frequenti viaggi all'estero, Ivan ha continuato e continua ad avere gli incontri con la Madonna. Ecco, la domanda era come essere disponibili, docili al Signore, la signora ha chiesto. Lui ha detto come, intanto incominciamo la disponibilità, la preghiera, perché se noi preghiamo è lo Spirito Santo che opera in noi, se noi lasciamo spazio che Spirito Santo possa entrare, lo farà Lui. Se ci chiudiamo non può fare nulla. Gloria al Padre. Gloria al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Regina della Pace, prega per noi. Yaakov è il più giovane del gruppo. Il 25 giugno 1981, quando cominciò a vedere la giovane signora, aveva da poco compiuto 10 anni. Anche lui è un ragazzo del tutto normale, con tutte le caratteristiche dei ragazzi della sua età, un po' schivo. Quando aveva 12 anni, morì la sua mamma e poco dopo anche il papà. Vive anche lui a Biakovici, presso parenti. Aiuta presso gli uffici parrocchiali e ripete a tutti che la cosa più importante è la preghiera. A causa degli avvenimenti della guerra, costretto a rimanere lontano da Međugorje, ha partecipato più volte ad incontri di preghiera e non ha mancato di rivolgere la sua parola ai pellegrini per invitarli alla fiducia nella Madre di Dio. Lui pure continua ad avere incontri quotidiani con la Madonna e la sua testimonianza di giovane di 20 anni è particolarmente raccolta dai giovani. E sono molto felice e penso anche, è sicuro che anche Madonna e Dio sono felici perché oggi siamo qui uniti che possiamo insieme pregare Dio e ringraziare Dio per quello tutto cosa ci ha dato e cosa ci dà ancora. Io non voglio dire tante cose, io voglio solo ripetere quello che Madonna ha detto già tanto tempo fa in sui primi apparizioni. Sono quelli messaggi, preghiera, digiuno, conversione, pace, santa messa. Penso per adesso quegli ultimi momenti sono quelli, dobbiamo cominciare a fare quelli messaggi che Madonna ci ha dato. Dobbiamo cominciare a pregare perché non questo messaggio ultimo, quello prima che è stato, Madonna ci ha detto solo pregate, pregate, pregate. Perché quello che Madonna ci ha già detto 10 anni fa e noi non ci abbiamo mossi. L'altra ragazza, che come Mirjana non ha più l'incontro quotidiano con la giovane signora, è Ivanka. Aveva appena compiuto 15 anni quando per la prima volta vide la Madonna, quel pomeriggio del 24 giugno 1981. Il suo cuore era triste perché un mese prima era morta la sua giovane mamma e quando il giorno dopo chiese notizie della sua mamma ebbe una risposta consolante. È felice, sta con me. Il 7 maggio 1985 terminarono per lei le apparizioni quotidiane, ma la Madonna le promise che per tutta la vita la potrà vedere ogni anno al 25 giugno. Così infatti si è verificato dal 25 giugno 1986 fino ad oggi. Eccola infatti durante una di queste apparizioni straordinarie. Il 28 dicembre 1986 Ivanka si è sposata con Rajko Eles ed è già mamma di 2 bei bambini, Cristina e Josip. Certuni si sono meravigliati che alcuni veggenti abbiano scelto il matrimonio, ma i ragazzi dicono che la Madonna li lascia liberi nelle loro scelte di vita.
Da Ivanka viene anche un chiaro messaggio sull'aldilà. Infatti più volte la Madonna ha fatto in modo che lei potesse vedere la sua mamma morta nel 1981. Ha potuto parlare con lei ed abbracciarla. I parrocchiani di Medjugorje furono contenti nel sentire che la mamma di Ivanka era in paradiso, perché, dicono, non era una donna che spiccasse per doti speciali. Era una normale buona sposa e brava mamma di famiglia. Oltre a questi sei veggenti, a Medjugorje ci sono due ragazze che hanno un dono diverso, quello della locutio cordis, o locuzione interiore. Quando sono in preghiera, sentono la voce della Madonna che le guida sulla strada della santità e dà loro messaggi per il grande gruppo di preghiera. Sono Jelena e Mariana. Il dono dato a loro completa e spesso conferma quello dato ai veggenti. Anche loro si rendono disponibili ai gruppi di pellegrini, specialmente Jelena, che ha imparato l'italiano prima e meglio di tutti gli altri. Innumerevoli sono i messaggi che la Regina della Pace, tramite Jelena e Mariana, trasmette specialmente per il gruppo di preghiera. Oltre che sentire la sua voce, Jelena dice che può anche vederla col cuore. Cioè abbiamo questo sentimento che qualcuno ci guida nella nostra preghiera e che ci capita una cosa che assolutamente non dipende da noi. È capitato un anno e mezzo dopo gli altri veggenti, all'inizio la mia prima esperienza è stata con un angelo, poi dopo la Madonna e 3 mesi più tardi anche l'altra mia amica Mariana, anche lei ha iniziato con la sua esperienza. Continuiamo anche oggi, però non abbiamo momenti molto particolari, cioè è abbastanza spontanea quando lei deve parlarci. Quello che lei ci dice è più o meno quello che dice anche agli altri veggenti, soltanto che a noi non ha mai parlato dei segreti, non ha mai parlato della sua vita, del passato, della sua vita, cioè del futuro, dei segreti. A noi quello che ha lasciato, io penso che un po' è questo impegno con il gruppo. Cioè lei stessa ha detto che vuole darci dei consigli, suggerimenti, messaggi, no? E poi il nostro impegno sarebbe questo di passarli al gruppo e cercare anche di viverli insieme a questo gruppo. Padre Jozo Zofko, testimone di una presenza. Tra i testimoni della costante e lunga presenza della Madre di Dio a Medjugorje, oltre ai veggenti, spicca certamente la figura di padre Jozo Zofko. Questo francescano, nato nel giorno dedicato a San Giuseppe, dal quale ha preso il nome nell'anno 1941, fino all'ottobre del 1980 era stato parroco della ben più importante parrocchia di Posušje. Tanto era il suo ascendente sui parrocchiani che, per esempio, tutti i giovani di quella cittadina frequentavano la chiesa ed il catechismo, disertando i circoli e le iniziative del Partito Comunista. Così i dirigenti comunisti odiavano Fray Jozo e tanto brigarono e tanto calunniarono da riuscire ad ottenere il suo trasferimento in una piccola e sconosciuta parrocchia, Medjugorje appunto. Un degrado, un castigo. Così almeno agli occhi del mondo. Ma anche a lui la cosa era bruciata. Si capisce allora perché abbia stentato a credere ai 6 ragazzi di Medjugorje, che dopo neanche 8 mesi dal suo arrivo asserirono di vedere la Madonna. È una diabolica macchinazione dei comunisti, pensò subito Fray Jozo, per mettere poi in ridicolo la Chiesa e intaccare la fede della buona gente. Ma quando anche lui ricevette segni e visioni particolari, ogni dubbio cadde e ne rimase talmente sconvolto da convincerlo ad offrire tutta la sua vita per difendere e diffondere tali avvenimenti e messaggi. Sapete bene, io non credevo. Avevo paura, perché appena anno scolaro è finito, appena finito, so che nella scuola parlano sempre contro me, contro tutti i sacerdoti, scrivono contro, non andare in catechismo, eccetera. E loro sono stati nervosi, sono stati troppo tristi e nervosi, come non parli dal questo nostro avvenimento, ma non so parlare nulla, io non credo, cari miei. Come posso parlare, non credo, ho aperto, ho detto così.
ma vi prego come il vostro sacerdote chi vi ama, non andate sulla montagna, andate a casa per continuare a pregare che il Signore ci aiuta. Ultimo, sono stato in chiesa, fra pochi minuti sono tutti, boom, fuori, sono io uscito a vedere dove vanno. Tutti sono andati e saliti sulla montagna, tutti, tutti, tutti disobbedienti. Sono... Naturalmente, la persecuzione dei comunisti non si fece attendere neanche questa volta. E dopo qualche minacciosa intimidazione, all'alba del 17 agosto 1981, con grande spiegamento di forze militari, Medjugorje veniva completamente circondata, la chiesa sprangata, Fraioso incatenato e condotto via. Dopo due mesi ci fu il processo e recentemente uno dei suoi maggiori accusatori durante il processo è andato a chiedere perdono a padre Joso ed ha raccontato con fatti, uomini e circostanze tutti gli intrighi inventati dai comunisti per poterlo condannare. Dopo il processo, padre Joso dovette subire ancora un anno e mezzo di carcere assai duro e dopo la sua liberazione subì altre angherie e percosse. È interessante constatare come anche durante questo periodo di dura prova nel carcere, la Madonna non ha mai abbandonato il testimone e nella sua cella furono presenti segni della sua materna protezione. Cancelli con catenacci che non si riuscì mai a chiudere, strane luci che illuminavano a giorno. Un giorno la Madonna, arrivata chiaramente in ritardo all'appuntamento giornaliero, si scusò con i ragazzi, dicendo: sono stata a consolare il padre Joso in carcere. Alcuni carcerieri di padre Joso, proprio i più duri, si convertirono e chiesero perdono. Impedito di tornare a Medjugorje, questa fu la condizione per la sua liberazione dal carcere, fra Joso fu relegato in una parrocchia lontana e poi successivamente per molti anni è stato parroco di Tihalina, dove ogni giorno accorrevano folle di pellegrini per ascoltare la sua testimonianza. Verso la fine dell'estate 1991 è stato trasferito al grande convento francescano di Scirocco Brieg, con annesso l'antico e bel santuario dell'Assunta, con l'incarico di padre guardiano. Padre Joso Zofko è così tornato da superiore nella sua parrocchia natale, che dista 29 chilometri da Medjugorje. Da qualche anno i lunghi incontri di preghiera, di catechesi e di testimonianza con padre Joso terminano con una speciale benedizione che trasmette in alcuni pellegrini un fenomeno spirituale interessante, anche se non nuovo, nella tradizione della Chiesa, il riposo nello spirito. Entrando in uno stato di dormiveglia, la persona che riceve questo dono dallo Spirito Santo viene di solito rischiarata da una luce nuova. Spesso avverte un benessere interiore, a volte si sente spinta ad una conversione radicale o comunque ad un rapporto più profondo con il Signore. La preziosa testimonianza dei padri Tomislav e Slavko. Quando venne imprigionato padre Joso, fu mandato a Medjugorje un altro francescano, che seguì per diversi anni i veggenti come padre spirituale, nonché il gruppo di preghiera voluto dalla Madonna e avviato ufficialmente il 24 giugno 1983. Si tratta di padre Tomislav Vlasic. Avendo studiato in Italia, conosceva bene la nostra lingua e divenne subito il punto di riferimento per tutti i pellegrini, specialmente per gli italiani. Da qualche anno si fa vedere raramente, avendo scelto di dedicarsi più alla preghiera che all'impegno pastorale con i pellegrini. Ecco, io spero che questa sera sarete carichi di questa grazia della pace, perché la Madonna, quando ci dà la benedizione in modo particolare, benedizione solenne, dà molte grazie. Allora desidero che i vostri cuori siano aperti proprio su questa strada che vi ho indicato, perché voi possiate accogliere queste grazie e portarle a casa.
L'altro francescano più conosciuto a Međugorje è padre Slavko Barbaric, mandato dai superiori dopo pochi mesi dall'inizio delle apparizioni per uno studio psicologico sui veggenti, non fu più rimosso. In tutti questi anni ha seguito e continua a seguire i veggenti, i vari gruppi sorti a Međugorje, i gruppi di pellegrini di tutte le lingue principali ed anche il complesso impegno pastorale e liturgico in collaborazione con il parroco e con gli altri sacerdoti della parrocchia. Ha continuato e continua a fare molti e lunghi viaggi all'estero da solo con qualcuno dei veggenti per far conoscere meglio Međugorje, incontrare gruppi di preghiera e guidare corsi di formazione e ritiri spirituali. Sono convinto l'unica persona che può aiutarci in questo è la Madonna, perché la Madonna è la madre di tutti, e il Papa, Giovanni Paolo, dice anche nella enciclica che la Madonna è la persona più adatta per questi tempi mariani a insegnarci, a guidarci, perché era non solo la madre ma anche la maestra di Gesù. Allora se noi vogliamo sopravvivere, se questo mondo vuole avere chance e vuole averla, bisogna aprirsi alla Madonna, almeno adesso noi cattolici e dopo anche cristiani. Milioni di pellegrini a Međugorje. Da tutti i 5 continenti, ma in particolare dall'Europa e dal Nord America, arrivano a Međugorje ogni anno moltissimi pellegrini. È difficile dire quanti sono, ma da uno studio della parrocchia risulta che negli anni 1988, 89, 90, le comunioni somministrate durante le celebrazioni eucaristiche nella chiesa di Međugorje hanno ben superato il milione per ogni anno. Si può dire che non c'è paese al mondo, anche dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania, da cui non sia arrivato qualche pellegrino a Međugorje. Tra i pellegrini spiccano quelli che arrivano a piedi dopo giorni, settimane o mesi di cammino, dalla Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, ma anche da diversi paesi europei. Non sono mancati anche i personaggi illustri, capi di Stato e di Governo, ambasciatori, nomi noti nel mondo della politica, della cultura e dell'arte. Ma che cosa ha attirato ed attira in questo luogo così tanti milioni di persone, pronte ad affrontare disagi e spese non indifferenti? Molti, certo, sono spinti dalla curiosità, dal sentito dire. Ma molti dichiarano anche che è stata una forza interiore ad attirarli. Così possiamo intuire che è Maria stessa che chiama i suoi figli e che perciò venire a Međugorje non è altro che rispondere al suo materno invito. E questo ci è stato confermato dal giovane Josip, uno del gruppo di preghiera voluto dalla Madonna. Josip, che fin dagli inizi partecipa, prega, ascolta la grande maestra di preghiera, può infatti affermare: in tutto questo noi vediamo un grande compito che la Madonna ha chiesto da noi qui a Međugorje. Noi abitanti, noi che siamo vicino, e posso dire noi pellegrini, considerando anche voi, perché tutti siamo pellegrini qui, avendo proprio davanti occhi quel messaggio, quando la Madonna ha detto nessuno non viene per caso, vuol dire che siamo sicuri che lei non ha scelto per caso questo posto, ma nemmeno di voi non è venuto, nessuno non è venuto per caso, soprattutto in questo periodo, quando tanti, avendo paura, non sono venuti, proprio nel periodo quando c'è molto bisogno delle preghiere. Noi nelle famiglie qui preghiamo ogni sera rosario per la pace in Croazia. Secondo il parere di molti autorevoli osservatori, come il vescovo cecoslovacco Paolo Hnilica, fondatore a Roma della Prodeo et Fratribus, non esiste al mondo un altro luogo dove ci si accosta al sacramento della riconciliazione in numero così elevato e con tale profondità e disposizione di spirito come a Međugorje. Spesso accade che il penitente si trova immerso nel dono delle lacrime e riceve anche una grazia particolare per fare propositi fermi per un cambiamento radicale della propria vita.
segni e prodigi. E Maria disse: non hanno più vino. A Medjugorje si sono visti tanti segni esteriori, testimoniati da centinaia di parrocchiani e pellegrini, specie nei primi tempi. Più volte la Madonna è apparsa sul monte al posto della grande croce. Altre volte quella croce spariva o girava. Altri segni sono stati visti nel cielo, nel sole. I numerosi testimoni messi in guardia dalle possibili allucinazioni collettive attestano la piena coscienza e veridicità di quanto hanno visto, come quando per molto tempo la scritta Mir, che vuol dire pace in lingua croata, rimase sospesa per lungo tempo come un'onda di fuoco nel cielo di Medjugorje. Ma il segno più grande rimane comunque il cambiamento del cuore di un uomo, di una donna. A volte questo cambiamento è improvviso, senza alcuna logica o spiegazione umana. Si constata in questo modo la potenza dell'amore misericordioso di Dio che opera prodigi e grazie alla presenza e per la intercessione di Maria, madre di Gesù. C'è chi è guarito nel corpo. Diverse centinaia di guarigioni straordinarie sono documentate scientificamente, ma colui che si è ritrovato guarito testimonia che prima si è sentito guarire nel cuore, proprio come il paralitico del Vangelo, al quale Gesù perdonò innanzitutto i peccati. Ma poi, per dimostrare agli increduli che lui, il figlio di Dio, ha il potere di cambiare il cuore dell'uomo, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo lettuccio e ritorna a casa tua. Così ebbe anche la guarigione del corpo. Ha asportato una porzione di intestino che all'esame istologico risultò essere adenocarcinoma, la forma più maligna di tumore intestinale. La fede viva è veramente sincera, che la Madonna attraverso la mia guarigione e attraverso i messaggi che ci dà da 10 anni a Medjugorje richiama tutti i suoi figli senza alcuna esclusione. Io penso che la Madonna mi abbia davvero presa per mano e portata dal Signore sul serio. Non so, a Medjugorje si respira un'aria diversa, si vede tutto sotto un altro aspetto. Ma poco fa, non lo so che cosa è successo, ho sentito un gran brivido di freddo che ha percorso tutta la mia persona e poi una gran vampata di calore al viso. Il dolore è scomparso perché sentivo tanto dolore sempre, giorno e notte. Ma non sento più ora dolore alla gamba, né al piede, nulla. Io cammino bene, non so che cosa sia successo. E poi non so... Numerosi sono i gruppi di preghiera nel mondo. Un segno evidente della presenza di Maria è il moltiplicarsi dei gruppi di preghiera nelle comunità cristiane del mondo intero. Moltissimi sono i pellegrini che, dopo l'esperienza forte di Medjugorje, hanno sentito il bisogno di continuare quella esperienza e di comunicarla agli altri. Sono sorti così moltissimi gruppi di preghiera, dapprima nelle case, poi ingrossandosi in qualche cappella, trasferendosi finalmente in chiese sempre più capienti e coinvolgendo in questo movimento dello spirito molti sacerdoti e anche vescovi. Nei paesi dai quali arrivano a Medjugorje più numerosi i pellegrini, come l'Italia, l'Austria, la Germania, l'Irlanda, gli Stati Uniti, il Canada, questi gruppi di preghiera non si contano più. Si può dire che non c'è città o grosso paese senza la presenza di questi gruppi. A questo punto si fa sempre più evidente il grande piano d'amore di Maria. Il suo messaggio non è più soltanto per Medjugorje e neppure per la Croazia o l'Italia, è per tutto il mondo. E lei visita questi gruppi personalmente. Assistiamo a questi continui viaggi dei veggenti accompagnati dai padri francescani della parrocchia di Medjugorje. Viaggi in Russia di Maria accompagnata dal vescovo cecoslovacco Paolo Hnilica. Viaggi in Germania, Irlanda, America Latina con il padre Slavko. Viaggi di Vizca in Brasile,
permanenza di Ivan e Jacob negli Stati Uniti, in Italia e altrove. E lei ogni giorno, la regina della pace, si mostra ai veggenti là dove si trovano nelle diverse nazioni. Il fenomeno non è più di Medjugorje, è diventato mondiale. Io non posso dividermi in parti di semplice fedele, di sacerdote, di missionario, ma quello che prevale nelle mie attività, nei miei piani, è sempre l'aspetto missionario. Per leggere il fenomeno in chiave, diciamo, di universalità. Cioè, mi domandavo, le ripercussioni che il fenomeno Medjugorje verifica qui sono semplicemente motivate dal fatto che io ne ho fatto un po' di propaganda, o in se stesso questo fenomeno si può dire che abbia una ripercussione mondiale, direi planetaria? Ripeto, mi sembra che leggendo l'avvenimento in una chiave di fede che ti fa vedere il dito di Dio nella storia umana, mi sembra di vedere che il caso Medjugorje estrapola e dalla Jugoslavia e dall'Europa. È un fenomeno materialismo, capitalismo e comunismo, io li vedo come la statua di Nabucodonosor là nel libro di Daniele. Grandiosa, eh? Ma guarda che c'è il calcagno di barro, di terracotta, e qualche sassolino che quella donna là ci butta, fa crollare tutto, ci ho cominciato. Studiosi del fenomeno, teologi e scienziati. La lunga durata e la quotidianità di queste apparizioni hanno consentito a moltissimi teologi e scienziati di tutto il mondo di approfondire studi e ricerche come mai era accaduto prima d'ora nei riguardi di esperienze mistiche. Ricordiamo Lourdes Fatima, di cui Medjugorje sembra la continuazione. Intere equipe di scienziati e di teologi sono più volte passate da Medjugorje. In particolare, sono state di grande utilità per gli studiosi del fenomeno Medjugorje le ricerche di due equipe. Una francese, guidata dal teologo e mariologo di fama mondiale, l'abbé René Laurentin, e da un noto scienziato insignito anche di un premio internazionale, il professor Henri Joyeux. L'altra equipe è italiana, coordinata dall'associazione Regina Pacis, in sigla chiamata ARPA, e guidata dal presidente dell'associazione, il dottor Luigi Farina, e dal professor Luigi Frigerio, con l'assistenza e la collaborazione di validi teologi, di tecnici e di valenti scienziati. Alcuni di questi erano andati a Medjugorje molto prevenuti, data la loro estrazione marxista dichiarata o comunque lontana da ogni credo religioso. Questi studiosi ebbero così modo di rivedere al tempo stesso la loro posizione nei confronti della fede. Questi scienziati si sono avvalsi di strumenti elettronici sofisticati che oggi la scienza e la tecnologia più moderna offrono nel campo della medicina, della neurologia e della neuropsichiatria, andando a studiare anche le reazioni del cervello dei veggenti durante le estasi. Sintesi scientifica. Esiste analgesia completa nei ragazzi veggenti durante l'estasi. Si esclude la finzione e la frode. Si può affermare che i ragazzi vivono momenti di autentica estasi e questa estasi non è patologica. Quindi si esclude l'autosuggestione, la psicopatia, la epilessia, la isteria. Si esclude la ipnosi e la autoipnosi. Si esclude il sonno e il sogno. È di grande utilità scorrere le pagine dei volumi che le due equipe in questione, scientifica e teologica, hanno scritto a conclusione dei loro studi. Sicché da queste indagini scientifiche i ragazzi veggenti risultano sani di mente, sicuramente sinceri, non ingannano, in essi non c'è frode. Durante l'estasi, inoltre,
Essi risultano completamente insensibili a qualsiasi dolore, ma al tempo stesso, e qui è l'inspiegabile, perfettamente in stato di veglia. Vedono e sentono qualcuno che prima dell'estasi non era presente e che dopo l'estasi sparisce. Questi studiosi, inoltre, confermano che l'estasi è autentica ed ha tutte le caratteristiche delle estasi già riconosciute dalla Chiesa. La Chiesa gerarchica e la Chiesa popolo di Dio. Già, la Chiesa. Ma cosa pensa la Chiesa istituzione su quanto avviene a Medjugorje? Non è facile ricostruire la sua posizione, perché ci sono prese di posizione, sia come gerarchia che come individui, che spaziano nella gamma completa che va dal dubbio alla sicurezza in una presenza soprannaturale, che il comune sensus fidelium ha da tempo già riconosciuta. Il vescovo locale di Mostar, Monsignor Paolo Janic, dopo un iniziale entusiasmo, assunse una posizione critica e a volte anche polemica contro i veggenti e i padri francescani di Medjugorje. Nel maggio del 1986, chiusa la sua seconda commissione di indagine, portò a Roma il risultato negativo delle sue ricerche, chiedendo che tutto venisse messo a tacere. La Santa Sede, per sue ricerche e indagini, non accettò il verdetto del vescovo e dopo qualche mese incaricò l'allora conferenza episcopale jugoslava di continuare ed approfondire gli studi. Il fatto fu clamoroso perché solitamente la Santa Sede, in questi casi, accoglie il parere del vescovo diocesano competente. I vescovi jugoslavi, allora la Jugoslavia era una nazione unica, nominarono una nuova commissione teologica ed una sottocommissione medica. Quest'ultima ha da tempo chiuso i suoi lavori, dichiarando i veggenti perfettamente sani di mente, mentre la prima commissione continua le sue indagini. Il 10 aprile 1991, i vescovi jugoslavi, riuniti a Zara, hanno emesso un comunicato con il quale non si pronunciano sulla autenticità e soprannaturalità delle apparizioni, però neppure le negano. Constatano il grande afflusso dei pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Esprimono tutta la loro attenzione e preoccupazione pastorale perché a questi pellegrini sia offerta un'adeguata assistenza liturgica e pastorale. Allo stesso tempo, invitano la Commissione a continuare nelle sue indagini. Poi arrivarono gli avvenimenti bellici, gli attacchi alla Slovenia e alla Croazia, la separazione di queste due repubbliche riconosciute indipendenti, la disgregazione della Confederazione Jugoslava. A questo punto la conferenza episcopale che si deve occupare del problema è quella croata, con a capo l'arcivescovo di Zagabria, il cardinale Franjo Kuharic. In una intervista a Radio Maria, che la sera di ogni 25 del mese trasmette il messaggio, notizie, interviste e registrazioni su Medjugorje, il cardinal Kuharic, che è anche presidente della conferenza episcopale della ex Jugoslavia, ha confermato che durante la solenne celebrazione del 15 gennaio 1992, giorno del riconoscimento della indipendenza della Croazia da parte delle nazioni d'Europa, nella cattedrale di Zagabria aveva consacrato tutto il popolo croato al Santissimo Cuore della Beata Vergine Maria, insieme con tutti i vescovi della Croazia e della Bosnia. E questo gesto, disse, era anche una risposta alle tante sollecitazioni e innumerevoli lettere ricevute dai pellegrini di Medjugorje che lo avevano invitato a fare questa consacrazione. E aggiunse: ho detto nell'omelia che tanti, tanti uomini nel mondo credono che sia presente la Madre di Dio a Medjugorje e che pregano per la pace in Croazia, non entrando nella discussione sull'autenticità delle apparizioni. Ma ecco, ci sono molti pellegrini e c'è anche un santuario della Madonna a Medjugorje. Queste sono realtà. Di fatto in questi anni sono passati da Medjugorje alcuni cardinali, molti vescovi, centinaia di migliaia di sacerdoti, dai registri della parrocchia si contano più di 30.000 sacerdoti ogni anno e, inutile dirlo, milioni di fedeli. Il Santo Padre, naturalmente, non ha mai parlato di Medjugorje pubblicamente,
e si pensa che non dovrebbe farlo finché gli avvenimenti sono in corso. Ma tutte le volte che ne ha parlato in privato con vari vescovi e altre persone, sempre si è espresso in modo positivo, incoraggiando ad andarci. Ad un gruppo di persone un giorno il Papa ha detto: «Oggi il mondo ha perso il senso del soprannaturale, ma molti lo stanno cercando e lo trovano a Medjugorje, attraverso la preghiera e la penitenza». Veliča duša moja gospodina i klikče duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službence svoje. Oca će me, evo, svi naraštaj zvati blaženom. Mi djela učini svesilni sveto ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. È tanto bella, ma non sappiamo descriverla. Ma ritorniamo ancora su questi ragazzi, i veggenti, e alla loro straordinaria esperienza quotidiana. Abbiamo detto, dietro le affermazioni degli studiosi del fenomeno, che le estasi dei veggenti sono autentiche. Anche i medici non credenti lo hanno dichiarato. Ma come avviene questa estasi? O almeno, cosa si vede? L'ora convenuta è solitamente alle ore 17:40. È a questo momento che intorno alla chiesa di Medjugorje ogni giorno tutto si ferma come d'incanto. Il padre francescano che guida la preghiera del rosario in chiesa o nella spianata dietro la chiesa interrompe la recita. Tutti si inginocchiano, anche in mezzo alla piazza, dovunque uno si trova nei pressi della chiesa. Inizia il suono dell'Ave Maria dai due campanili della chiesa parrocchiale nel silenzio più assoluto. I fedeli, le mani alzate, pregano rivolti al campanile di sinistra, luogo dove quasi sempre uno o più veggenti sono in attesa. Dopo un certo tempo di preghiera, i ragazzi iniziano con un segno di croce la preghiera dei sette Pater Ave e Gloria. A questo punto vedono tre bagliori luminosi e poi arriva la bellissima signora. Se i ragazzi sono in piedi, cadono tutti insieme in ginocchio. Sembrano normali. Se li tocchi o li sposti, sono morbidi, per nulla affatto rigidi. Ma loro non sentono assolutamente nulla, neppure il dolore. Sono come assenti. Perdono la voce, muovono le labbra. Parlano con qualcuno, ma nessun suono esce dalle loro labbra. Non reagiscono neppure alla forte luce dei flash sparati davanti agli occhi. Sono come al di fuori del tempo e dello spazio. Dialogano familiarmente con l'apparizione. Ognuno ha di solito un dialogo personale, suo proprio, diverso con lei. Dicono che la bella signora benedice le persone, gli oggetti, e prega per tutti e su tutti. Il più delle volte, a metà circa dell'apparizione, recuperano la voce e dicono: «Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome», segno evidente che qualcun altro ha iniziato con «Oce Nas», «Padre nostro». Poi proseguono con il «Gloria al Padre». Spiegano che è la signora ad iniziare la preghiera. Loro continuano insieme con lei. Curioso e giusto, mai lei prega l'Ave Maria che sarebbe rivolta a se stessa. Quando poi i veggenti insistono a voler pregare l'Ave Maria o la Salve Regina,
Lei sta zitta e ascolta. Dopo questa preghiera, i veggenti perdono ancora la voce e riprendono i dialoghi personali fino alla fine. Allora lei si eleva e si allontana lasciando un segno luminoso. A questo punto i ragazzi alzano lo sguardo, recuperano la voce e dicono tutti insieme Ode, che vuol dire se ne va. Il ritorno alla normalità avviene senza trauma alcuno. All'apparenza non ci si accorge dei profondi mutamenti che la scienza ha scoperto avvenire nei ragazzi. Tutto sembra così naturale, in una grande pace interna ed esterna. Appena tornati in sé, dopo l'apparizione, pregano insieme con le parole del Magnificat, le parole di ringraziamento di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, ed il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Se hanno un messaggio ricevuto dalla visione da riferire, lo dicono. Così è avvenuto varie volte che un veggente si avvicina ad una persona e domanda: «Lei è il tale?» La Madonna mi ha detto di dirle. Al 25 del mese, giorno del messaggio mensile per il mondo, Maria si siede, si raccoglie e poi lentamente trascrive il messaggio su un foglietto che consegna ad un frate della parrocchia per le traduzioni nelle varie lingue e la diffusione nel mondo. Il tutto avviene in un clima di chiarezza e di semplicità che sconcerta chi non vi è abituato. Benedici con la benedizione della pace, ti ringraziamo per la tua presenza. Segna uns mit dem Segen des Friedens, wir danken dir für deine Anwesenheit. Bless us with the blessing of peace. Thank you for your presence. I luoghi più significativi di Medjugorje. L'assetto urbano di Medjugorje in questi ultimi anni è molto cambiato. Ovunque sono nate case e pensioni per accogliere i pellegrini. Ma i tre luoghi principali sono rimasti gli stessi come nel 1981. Vediamoli in ordine. Il Podbrdo, o collina delle apparizioni, è il luogo dove la Gospa è apparsa i primi giorni e dove spesso appare ancora, specie nelle sere in cui il veggente Ivan sale con il suo gruppo. La Madonna ha assicurato che sul Podbrdo lascerà un segno visibile per tutti, indistruttibile, a riprova della sua venuta tra noi. I veggenti hanno visto questo segno durante una visione, ma non dicono di più, perché fa parte dei segreti. Aggiungono solo che la Signora raccomanda di non aspettare il segno per convertirsi, perché potrebbe essere troppo tardi. Bravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženam i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Il Križevac. La montagna sulla quale nell'anno 1933 i parrocchiani di Medjugorje hanno eretto una grande croce in cemento a ricordo dei 1900 anni dalla morte redentrice di Cristo. Sulla croce c'è scritto: a Gesù Cristo, Redentore dell'umanità, come segno della fede, dell'amore e della speranza. E poco sotto: da tutti i mali liberaci Gesù. Assicurano gli abitanti della regione che da allora la grandine non distrusse più i raccolti. La Madonna in alcuni messaggi ha parlato di questa croce. Sentiamo le sue parole. Cari figli, la croce faceva parte del disegno di Dio quando voi l'avete costruita. Andate in questi giorni sul monte e pregate sotto la croce. Senza la preghiera non c'è pace.
Perciò vi raccomando di pregare sotto la croce per la pace. Come già detto, molti segni sono legati a questa croce e più volte al posto suo è stata vista la Madonna, come ad esempio il 22 ottobre 1981, quando da tutti i villaggi dell'altopiano videro lassù la bella signora avvolta in un manto di colore grigio lucente, simile ad una luce al neon. Di questo fatto ci sono molte testimonianze, anche scritte. Quanti pellegrini salgono sul monte meditando la passione del Signore con l'aiuto della Via Crucis in bronzo, realizzata dallo scultore italiano Carmelo Puzzolo. Particolarmente importante per tutta la regione è la festa della croce, che ricorre la domenica dopo l'8 settembre di ogni anno. Quel giorno la montagna brulica di decine di migliaia di fedeli. Molti sono quelli che per penitenza vi salgono a piedi nudi, camminando su quelle rocce taglienti. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. È nata la vita, è nata la vittoria, è nata la salvezza, è nata un nuovo merito. Grazie Signore per questi 10 anni che ci continui a dare, che avete la sua mamma, questi grandi messaggi. Grazie Gesù. Per tutto il popolo in cammino verso l'eternità. Grazie Gesù per l'amore e benedici tutta la famiglia, tutti i giovani, tutti i ragazzi, tutti coloro che vogliono conoscere te, che sei la via e la verità. Il terzo luogo, ma certamente il primo per importanza, è la Chiesa. Qui i pellegrini incontrano Gesù presente nell'Eucaristia. Qui si celebrano i sacramenti della vita cristiana. Qui si manifesta la misericordia di Dio nel sacramento del perdono. In questo luogo, gli abitanti di Medjugorje, nei primi giorni delle apparizioni, preparati da lunga preghiera e dal digiuno, sono arrivati col cuore aperto e rinnovato al sacramento della riconciliazione e sono riusciti a donare e ricevere il perdono e l'amore dopo anni di divisioni e rancori. Cari figli, cominciate ad amare i vostri avversari. Non nutrite rancori. Pregate per i vostri nemici almeno 5 minuti al giorno e dal cuore di Gesù e dal mio cuore riceverete l'amore divino con il quale potrete amare i nemici. Proprio come aveva detto Gesù, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Quanti pellegrini in questa chiesa o nei confessionali improvvisati lì attorno
hanno ricevuto la grazia e la forza per poter perdonare, per poter amare. Molti credono che il momento più importante della giornata a Medjugorje sia l'apparizione della sera. No, la Madonna porta sempre a Gesù. Il culmine della giornata a Medjugorje è la grande liturgia serale e il centro è la solenne celebrazione eucaristica. Anche la recita del Santo Rosario, che inizia un'ora prima, e la stessa apparizione servono come preparazione dei cuori all'incontro con Gesù crocifisso, Gesù risorto, Gesù pane vivo nella santa celebrazione della cena, nell'Eucaristia. Alla celebrazione eucaristica segue un'altra ora di preghiera. È un aiuto per ringraziare e approfondire al massimo la conoscenza dei doni di grazia ricevuti con l'Eucaristia. Accipite et vivite ex eo omnes, hic es enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, vi provobis et promutis et fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Medjugorje nella nostra casa. Prima di celebrare santi misteri, risentiamo alcuni inviti della Madonna ad una partecipazione fervorosa alla messa e all'adorazione dell'Eucaristia. Cari figli, Gesù nella Santa Messa vi dà le sue grazie. Perciò vivete coscientemente la messa e la vostra venuta sia piena di gioia. Adorate senza interruzione il Santissimo Sacramento dell'altare. Io sono sempre presente quando i fedeli sono in adorazione. In quel momento si possono ottenere grazie particolari. Per questo ogni pellegrino a Medjugorje viene invitato a costruire in un locale della sua casa un piccolo altare familiare, con una croce, l'immagine della Madonna, la Bibbia, il rosario e l'acqua benedetta. Ma ogni pellegrino finisce per portare a casa sua anche questi tre luoghi benedetti. In questo modo si sentirà aiutato a vivere i messaggi principali. Con la preghiera del rosario quotidiano, con la lettura e la meditazione della parola di Dio, con il digiuno e sacrifici, con una vita sacramentale intensa, confessione ed eucaristia frequenti, la nostra vita cambierà, ci convertiremo finalmente a Dio, unico vero nostro bene. E così anche le sofferenze e le croci, sempre presenti nella esperienza umana, personale e di ogni famiglia, saranno accettate e abbracciate con gioia. Le parole di questa mamma premurosa, accolte e vissute, produrranno in tutti una grande pace. Cari figli, voi vi perdete facilmente nelle cose materiali ed umane e dimenticate che Dio è il vostro più grande amico. Mettete la Bibbia! Sull'altare aprite, genitori, la Bibbia, annunciate ai vostri figli. Dopo lettura, dopo leggere, baciate come sacerdote fa dopo l'Evangelo, perché questo bacio è a Cristo e al tuo Maestro. Metti sul tuo altare la corona, rosario familiare. Col rosario familiare tu sei capace adunare la tua famiglia, stare insieme, riunire, allontanare ogni pericolo e male nella vita. Potete, come Davide davanti Golia, stare senza paura, perché è la nostra arma nelle mani. C'è Golia dal nostro secolo, dalla nostra generazione. Tanti sono, non so come tu chiami il tuo. La Madonna ha detto: Satana è forte. Sì, veramente è forte quando può rovinare un amore familiare. Mettete il rosario e lasciate il rosario dopo voi ai vostri figli, ai vostri
nipoti. Vostri nipotini sanno, Cristo e Rosario diranno dopo, dalla mia nonna. So, con questa arma lei ha ottenuto la fede. La fede, la fiducia, la speranza. Anch'io voglio avere e pregare su questo Rosario. Così la tua famiglia, dalla una generazione all'altra, dà i valori della fede. Sviluppa i doni che sono importanti, che può solo la famiglia sviluppare, come l'amore, la fede, la preghiera verso a Dio e la prossimo. Nel nome del Padre. Ci siamo messi alla ricerca di una spiegazione di questa speciale presenza di Maria da 11 anni, non più a Medjugorje soltanto, ma nel mondo intero. Intanto abbiamo scoperto la verità delle parole che il Papa Giovanni Paolo II ha pronunciato quando ha definito Maria la missionaria sulle vie del mondo verso il terzo millennio cristiano. Lei sta preparando questo grande evento. Il regno di Dio si espande e lei, nella umiltà di serva del Signore, ma nella grandezza di madre di Dio, precede con la luce della sua parola materna l'avvento di Cristo Gesù che dice pace a voi. Maria, regina della pace, prega per noi.